Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo video andremo innanzitutto a dormire come al solito. Ecco fatto, ed ora Cucu ci dice subito che due ultra creature sono state avvistate in quest'area. Quindi ci suggerisce di andare velocemente a recuperarle. Gli scanner del Rotomdex dicono che sono sul percorso 2. Ok, quindi usciamo da qui da casa e andiamo subito alla ricerca di queste due ultra creature. Quindi in questa giornata ne cattureremo ben due. Bene, 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 andiamo. Nel frattempo vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo concluso la nostra avventura sull'isola Ula Ula, sfidando il capitano lì, il Kahuna dell'isola. Ora il percorso 2 dovrebbe essere di qua e battendolo. Abbiamo anche conosciuto Malpi. Ora dovrebbe essere qui da qualche parte, vediamo. Vediamo dove sono quelle due ultra creature. Costeggiamo un po' la costa qui. Eccole, trovate. Allora, mettiamo davanti il nostro Pikachu che le paralizzerà. Poi salviamo. Ecco fatto. E andiamo a prenderle. Iniziamo con questa. E tu saresti Blazefalon. Ok. Mai vista in vita mia sta roba. Allora, Nuzzle. Perfetto, paralizzato. E paralizzato un'altra volta. Magic Coat, ok. Perfetto. Vediamo se entra subito con una bella Beast Ball. Ovvero la ball speciale per le ultra creature particolarmente efficace su di loro. Presa al primo colpo. Bene così. Ottimo. E Pikachu sta anche per salire a livello 74. Tipo fuoco spettro questo Blazefalon. Bene, continuiamo a salvare, ecco fatto, e andiamo a catturare anche la seconda ultra creatura, e tu saresti invece Xurkitree, ok, Xurkitree anzi. Allora, combattiamo Nuzzle, poco efficace invece questa volta, e non rimane paralizzato? Attenzione, abbiamo qualcuno che non rimane paralizzato, tiramogli un bel tuono pugno, perfetto, preciso. Ci ha abbassato di molto l'attacco speciale, ma noi andiamo con la Beast Ball a vita rossa, vediamo se riusciamo a prendere anche lui al primo colpo. Lui, lei, Xurkitree, insomma, chiamatelo come volete. Sì! Preso anch'esso al primo colpo. Pikachu a livello 74. Glowing Pokémon, tipo elettro, ecco perché non potevamo paralizzarlo. Molto alieno questo Pokémon, eh? Erano entrambi. Ora torniamo dal professore, ci dice il Rotomdex. Quindi sì, torniamoci. Dobbiamo fare tutto il giro da questa parte però. Eccoci qui. Andiamo di qui e torniamo giù. Mentre torniamo dal professore, ovviamente passiamo anche dal centro Pokémon a mettere in ordine le due ultra creature che abbiamo appena catturato. Quindi di qui. Ecco qua. Diamo una curatina al nostro Pikachu. Ecco fatto, e andiamo a sistemare le due ultra creature. Quindi abbiamo Blazefalon, Confuse Ray, Magic Coat, Incinerate e Hypnosis. 806. Quindi sei qui. Mentre tu, Xurkitree, sei 796. Quindi saresti 86, 92, 98, 96 qui. Ok, piano piano vedete che le ultra creature riusciamo a prenderle. Piano piano. Abbiamo ancora tanto da fare qui ad Alola. Ok, usciamo da qui. E andiamo effettivamente a casa del professore. Vediamo cosa vuole ora il professor. Dato che la giornata è ben lontana dall'essere finita. Non ci sono solo queste due ultra creature da catturare e da fare oggi. Quindi torniamo a casa del professore. Eccoci qui. Salve, bel lavoro. Ora che ti sei preso cura di quello, vorrei che tutti andassimo all'osservatorio Oculani. Ok, andiamo in barca al Monte Lanakila. Everyone else got a head start while you were busy. Ok, tutti hanno avuto una partenza vantaggiosa mentre tu eri occupato. Cioè sono andati avanti mentre tu eri occupato, diciamola così.
Ok, quindi dobbiamo andare all'Anakila di nuovo, però questa volta all'osservatorio, sul monte Anakila. Quindi ritorniamo qui. Tra l'altro, qui dentro ora possiamo entrare. Vedete che il tizio è sparito e possiamo prendere un Cosmog, così, gratis. Ecco fatto, altro Pokémon da buttare nel box per il Living Dex. Ora possiamo andare giù di qui e andare a prendere la barca per il monte Lanakila. Dovrò andare di qui? No, qua si va al Tapu Village, mentre qui, ecco qua, monte Lanakila. Ora dovrebbe essere possibile entrare in questa caverna, esattamente. Qui dentro non dovrebbero esserci Pokémon particolarmente interessanti, quindi andrò con un Super, anzi Max Repel. Immediatamente, qui c'è un enigma da fare col ghiaccio, come al solito. Allora, vogliamo riprendere quello strumento come prima cosa. Quindi devo arrivarci da lì, vediamo un po', Posso fare così? Ok. Gostium Z. Ora possiamo uscire da qui, tac, e andare nel prossimo enigma di ghiaccio. Vediamo, sì, prossimo enigma di ghiaccio. Per adesso è in realtà abbastanza obbligata la faccenda. Possiamo solamente andare in giù di qua, poi in su di qua, poi di qui. Così, 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 così e così. Ok, è tutto praticamente drittissimo, non potete sbagliarvi, potete solamente fare un'unica scelta di percorso. Non possiamo scendere qui, vero? Non ancora. Lì c'è uno strumento che non possiamo ancora prendere. Allora, andiamo poi su di qui. Proviamo ad andare da questa parte, poi di qua, ok, un ferro, poi giù di qui, a questo punto dovremo tornare indietro di qua, fare così, così, e abbiamo preso anche questo, MT-124, buono. Allora, e una volta qui abbiamo un altro pezzo di ghiaccio, forse per l'uscita, sarà per uscire questo, sì. Anche se qui non c'è niente, quindi boh, solamente per pattinarci un po', magari qui, ecco, molto probabilmente in una di queste rocce c'è uno strumento nascosto. Preciso, il repellente se ne va. E siamo sul monte Hokulani. Qui c'è un'allenatrice da sfidare e qui c'è una Moonball. Che abbiamo davanti? Abbiamo Pikachu, vero? Sì, quindi cambiamo Pikachu e mettiamo Poipole. Vai, e sfidiamo questa campeggista. Che sta facendo un'escursione molto bella, a quanto pare. Jessica. Che manda in campo Clefairy. Ci è andata bene con Poipole. Andiamo di Sludge Wave. Super efficace. E addio Clefairy. Perfetto. Troppo difficile? Ah boh, devi dirmelo tu. Allora. Qui sul Monte Anakila potremmo trovare forse dei nuovi Pokémon. Questo è il mio posto. Vai a trovarne uno tuo. Abbiamo trovato Sheldon. Allora, Mignor. Oddio, ma chi è? Bellissimo. Cioè, tutto sbarellato, però, insomma. Cos'è? Shields down, deactivate. Non li facciamo molto con il nostro veleno. Quindi conviene cambiare. Non so minimamente di che tipo sia sto coso. Mi sa di tipo roccia, però. Quindi userò Rowlet. Ah, però se lo uso forza antica ho fatto una cazzata. Perché adesso mi sdruma. No, fortunatamente usa solo il raggio. Si gode. Andiamo di Leaf Blade. Ok, non è nemmeno di tipo roccia. Proviamo con Sucker Punch. Non gli facciamo molto. Azz. Rowlet disintegrato. E finché non capisco che tipo sia sto coso, non riuscirò mai a fare qualcosa di efficace contro di lui. Andiamo di Iron Head. Ok, forse ha folletto allora. Boh. Mignor di nuovo. Questo però è viola. Boh. Intanto acciaio è super efficace. Quindi continuiamo con acciaio. Un altro Mignor. Qualcosa mi dice che si possa catturare i Minior qui. Vediamo allora di prenderlo, così da vedere effettivamente di che tipo sia.
Ecco qua, Solgaleo livello 39. Immagino che possa condividere. Ecco, bravo, condividi. Noi intanto cerchiamo nell'erba alta, vediamo se salta fuori Minior. Sì, salta fuori Minior. Quindi possiamo catturarlo, così da vedere subito che tipo di Pokémon sia. No, non con la Beast Ball, ma con la Quick Ball. Dai, però. Automize. Sludge Bomb. Proviamo a fargli un pochettino di danno, magari ad avvelenarlo. Automize. Ok, questo è giallo, incredibile. No, perché ho tirato un'altra Quick Ball? Sono scemo, devo tirare una Level Ball. Vabbè, l'abbiamo preso comunque con una Quick Ball al quinto turno. Va bene. Intanto poi Polsale è livello 38. E ora vediamo un po' cosa effetto che tipo è. Ha tipo roccia volante? Ok. If its core stays exposed, it will soon die off. Attenzione. It's possible that it may survive if it puts into a Pokéball quickly enough. Ok. Pokémon Meteora. Molto interessante. Beh, intanto Minior quindi l'abbiamo catturato, poi. Allora, direi di resuscitare un po' il nostro Rowlet. E andare poi di superpozione. Sia su Rowlet che su Poipole. Perfetto, qui sopra non possiamo passare, andiamo quindi a sfidare questo avventuriero. Thomas. Chiamano in campo Geodude di Alola, però. Bene, cambiamo Pokémon e mandiamo in campo, direi, Solgaleo. E andiamo di Earthquake. Eccolo con Stardi. Andiamo poi di Iron Head. Perfetto, battuto. Poi, qui c'è uno strumento invisibile, nope, andiamo a sfidare anche lui. Deve assolutamente mostrarlo a qualcuno. È un po' fraintendibile questa cosa detta da un Pokémaniaco. Però intanto manda in campo Passimian. Passimian che può essere disintegrato da Sludge Wave, però prova comunque a batterci. Ammirevole, ammirevole, ma non può nulla contro il nostro Poipole. Beast Boost, attenzione, si aumenta l'attacco speciale. Poi Oranguru, lasciamo in campo Poipole e andiamo di Sludge Bomb. Con l'attacco potenziato. Ok. Nasty Plot, si aumenta l'attacco speciale di molto lui. Però non gli basterà a sopravvivere. Perfetto. Possiamo proseguire ed eccoci arrivati dove c'è tutto il resto della classe. Salve. Ed eccoti, cugino. Pensavamo quasi che tu ti fossi perso. Ci hai messo così tanto e hai anche mancato il tour. Quindi torniamo tutti a scuola. Mi spiace, che posso farci qua? Ok, tra l'altro vorrei anche sapere come avete fatto voi ad entrare in questo osservatorio con il sasso davanti. Boh, non so, mio dubbio. Ok, a questo punto torniamo indietro. Non c'è molto che si possa fare. Abbiamo catturato Minior. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Torniamo indietro. Ah, c'è Lilia. Ciao Glacial. Ho lasciato un po' prima per venire qui nella caverna. È un posto fantastico. Snow e io ci siamo allenati parecchio. Beh, permettimi di dimostrartelo. Niente, lei vuole continuare a dimostrarci che lei e il suo cavolo di Snowy sono diventati forti. Vai, Sludge Bomb. Powder Snow. E ancora Sludge Bomb. Non mi sembra molto forte, a dire la verità. Non mi sembrano diventati molto forti, Wonderful. Boh, assolutamente. Ora però torniamo a casa. Allora, qui mettiamoci il repellente subito. Allora, di qua. Repellente. E vediamo se riusciamo a prendere anche quello strumento che prima non riuscivamo a prendere. Che abbiamo lasciato lì. Vediamo se c'è un posto effettivamente che abbiamo mancato per poterlo prendere. È impossibile uscire da qui, ragazzi. Saremo bloccati qui per sempre. E dai.
impossibile uscire, davvero. Così, ah ok, perfetto. Mi stavo perdendo un bicchiere d'acqua. Allora, vediamo un po' dove può essere quella ball che non abbiamo visto prima. Ok, giù di qui. E qui non c'è nulla. Nemmeno qui. Quindi quella Pokéball qui dentro in qualche modo non c'è. Evidentemente si potrà prendere magari da un'altra parte, entrando in un'altra zona della caverna. Ok, il repellente è finito? No, non voglio metterne un altro. E ritorniamo ad Hawaii. Eccoci qui. Quindi, torniamo a casa del professore. Abbiamo penso concluso anche questa parte di questa giornata appunto ad Alola. Nel frattempo fatemi mettere in ordine un attimo il nostro Minior, eccolo qua. Fatemi leggere anche la sua abilità un secondo. Ah, ok, semplice, va bene. Autodistruzione, Stealth Rock, Takedown, Automatize. Allora, sei il numero 774, quindi sei esattamente qui. Mentre Cosmog è il numero 789, quindi dovrebbe essere qui, tecnicamente. Ok, qua manca un Tapu, probabilmente qui manca l'altro. E qui abbiamo Cosmog, qui toccherà mettere Lunala e Solgaleo. E qui poi partono le ultra creature. Anche Marshadow però non dovrebbe essere un'ultra creatura tecnicamente, no? Non è un'ultra creatura. Ok, abbiamo messo a posto anche altri due Pokémon aggiunti al Divindex in questa puntata, quindi possiamo tornare a casa. Vi ho fatto anche vedere appunto dove prendere Cosmog, o meglio, dove prendere un altro Cosmog, oltre a quello che è diventato Solgaleo praticamente, e che è qui da noi, che è proprio nella nostra squadra. E attenzione, non è ancora finito. Il Masked Royale vuole avere una battaglia con noi. Mi ha detto di incontrarlo al Royal Avenue Battle Dome. Attenzione! Quindi dobbiamo andare prima al Battle Dome, prima di finire questo episodio, non è ancora finita. Andiamo, teletrasportiamoci direttamente. Mi sa che facciamo prima ad andare da qui. Ad andare a Pagnola, al posto di andare al centro Pokémon e teletrasportarci al centro Pokémon, perché qui siamo già praticamente arrivati. Allora, vai, andiamo al Battle Royale. Tac. Sì, sono pronto. E questa volta facciamo squadra con il campione in carica, l'incredibile. A parte che il campione in carica dovrebbe essere noi. I'm gonna crush you. You think you stand a chance? Sì, vai. Frasi tipiche stereotipate. Allora, come due ladri combattiamo. Va bene. Magmortar e Electivire. Ok. Incineroar e Poipole. Beh, Poipole non è stata una scelta buona. Troppo buona, anche perché è mezzo morto. Io andrei di Sludge Wave, però colpiamo tutti indistintamente, facciamo quello che dobbiamo fare, no niente, muore Poipole, va bene così. Tanto avrei dovuto mettere comunque un altro Pokémon. Incineroar le sta prendendo malissimo. Allora, io manderei in campo Licanroc. Ecco qua, un bel Licanroc con Rock Tomb su Magmortar. Buono. Ecco, Incineroar ha fallito il suo attacco e quindi giustamente muore. Ma resiste incredibilmente. Andiamo quindi di Rock Tomb su Electivire. Ecco fatto, abbiamo diminuito la velocità di tutti. E Magmortar se n'è andato. Nidorox sale a livello 40, vorrebbe imparare Sgranocchio, assolutamente sì. Al posto di Morso. E Low Kick va a colpire Incineroar proprio lì dove non batte il sole. A questo punto toccherà al nostro caro Licanroc finirlo con colpo. Perfetto, abbiamo battuto anche questi due. But why, but how? È stato davvero incredibile. Bene, siamo contenti di aver divertito il buon Masked Royale.
possiamo quindi, effettivamente questa volta, curarci Pokémon. Ecco qua. E tornare poi a casa del professore. Usiamo ancora Charizard, già che è qui. Ecco fatto. Torniamo al percorso 1 e siamo così almeno subito qui davanti, senza dover fare tutto il viaggio. Eccoci qui. Così facendo dovremmo aver finito, vero? Sì, abbiamo finito. Detto ciò quindi, vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!